Come finirà? Voi siete naturalmente contrarissimi. La Lega è molto, molto severa su questo ius soli. Ma come volete che finisca? Noi siamo praticamente alla Camera, siamo stati da soli a opporci a questa legge, al Senato credo che non andrà meglio, cercheremo in tutti i modi di ritardare quantomeno l'approvazione. Noi ovviamente non siamo assolutamente d'accordo anche con le teorie del direttore di Avvenire. A questi bambini stranieri sono riconosciuti tutti i diritti economici e sociali, vanno a scuola, hanno assistenza sanitaria e quant'altro. Altro conto sono i diritti politici. I diritti politici si acquisiscono quando c'è consapevolezza di voler diventare cittadino italiano. Oggi questi ragazzi, quando raggiungono la maggiore età, a 18 anni, chiedono di diventare cittadini italiani e una consapevolezza di questo passaggio e lo diventano. Noi non capiamo perché in automatismo, al momento della nascita, debbano essere considerati cittadini italiani, anche se magari non ne sono assolutamente intenzionati a divenirlo. Tenete presente che qualcuno sostiene che la cittadinanza sia propedeutica all'integrazione, ma la correlazione non c'è. La correlazione non c'è. La cittadinanza è il percorso, è la fine di un percorso di integrazione, non è l'inizio di un percorso di integrazione. E non c'è questo automatismo se uno è cittadino o è integrato. Anzi, direi il contrario, uno deve dimostrare di essere integrato per poter diventare cittadino. È per questo motivo che noi ovviamente ci opponiamo, ci sono anche tanti altri motivi. Noi non pensiamo che un paese che ogni giorno riceve 2.000, 3.000, 4.000 diciamo, immigrati, e poi debba mandare anche il segnale che qui c'è lo ius soli, perché altrimenti ne arrivano 30.000 al giorno. Sei in Italia, dimostri di esserti comportato bene, chiedi di diventare cittadino italiano e diventi cittadino italiano a 18 anni. Non si capisce perché gli deve essere riconosciuto in automatico la cittadinanza Non c'è italiana. nessun E automatismo uno, nello no, c'è ius soli. l'automatismo, tant'è vero che avete previsto che uno poi deve andare a chiedere la revoca della cittadinanza. Se uno per caso cresce islamico, diciamo così, non ritiene di dover riconoscere la parità tra uomo e donna, perché questo è uno Stato che riconosce la parità dei diritti, lui non si riconosce in questo, deve andare a fare una procedura per chiedere la revoca della cittadinanza italiana. Cioè, è una totale aberrazione. Questo Quindi, è il problema della Lega. Il problema della Lega è il problema legato della Lega, no, all'Islam, non no, il legato problema al della ruolo Lega è il problema di dell'immigrazione in tanti questo cittadini paese. È italiani che legato sono all'Islam. legittimamente preoccupati, che magari vivono vicino a delle situazioni a cui voi non riuscite in qualche modo a dare sollievo e che si lamentano di questa situazione. Purtroppo il segnale che darà questo paese nel momento in cui viene approvata questa legge sarà un segnale della serie: accogliamoli tutti e non soltanto vi accogliamo e vi manteniamo come avviene adesso, per carità. Sanità, assistenza, tutto quello che facciamo giustamente per la solidarietà. Ma pure vi facciamo diventare cittadini e vi vediamo, quando si chiuderà il cerchio, il diritto di voto, che è la cosa che interessa di più, secondo me, a un Partito L'onorevole Democratico Giorgetti, e a essendo in quelli che. campagna elettorale, No, in campagna elettorale siete voi. Beh, siete sovrappone tutti e due, dai. Prospettiva, perché i voti. appositamente la questione dei profughi e la questione degli immigrati, che sono due cose diverse. I Questa voti della legge povera riguarda gli gente che non immigrati, vi non vota più riguarda a i profughi. sinistra, dovete recuperare in Va bene. questo Questa modo. legge riguarda gli immigrati che lavorano qua. A proposito di campagna elettorale, le cito una sua intervista di oggi, a Italia Oggi. La Lega è compatibile con il Movimento 5 No, Stelle. quello è il titolo. Non abbiamo alcun tipo di ostilità e di superiorità. Eccolo qua. È No, nel così? senso che io nell'intervista adesso dico semplicemente che se il 30% degli italiani vota Movimento 5 Stelle, io non faccio lo snob o il razzista, lo xenofobo, come quelli che dicono questi sono voti che puzzano, perché gente italiana che ha dei problemi, manifesta un disagio, e io con questa gente devo parlare. E siccome Parlare fino ad allearsi. no, lo stesso trattamento lo riservano a quelli che votano Lega, perché fin quando votano PD o Forza Italia sono persone rispettabili, quando nel segreto dell'urna si sfogano con la Lega o con 5 Stelle diventano insomma da Ieri gente però che. qui Di Maio, su quella sedia, ha detto che non si allierebbe con Ma voi, no, insomma. neanch'io mi alleo con il Movimento 5 Stelle, mi alleo con la gente che vota il Movimento 5 Stelle perché manifesta un disagio che io condivido. E se vota contro il governo, evidentemente qualche margine, diciamo così, di affinità questa gente ce l'ha con me. Quindi distinguiamo il partito movimento rispetto agli elettori che oggettivamente vicino a noi probabilmente lo sono. Siete favorevoli a questi incoraggiamenti che si danno ad aziende in difficoltà, a patto che i lavoratori ci mettano del loro? Ma assolutamente sì. Devo dire che si tratta di una casistica suggestiva. Uso questo termine, suggestiva, nel senso che aziende in difficoltà, lavoratori che in qualche modo si trasformano, diventano imprenditori, si riuniscono
società cooperative evidentemente, che producono risultati di successo per loro stessi, per la comunità e anche, diciamo così, per lo Stato alla fine. Però onestamente pensare che questo possa essere la soluzione a tutti i problemi di crisi aziendali, questo è evidente. Devo dire che la partecipazione dei lavoratori, diciamo così, alla gestione dell'azienda è un qualche cosa sperimentato in modo diffuso e sistematico in Germania, ad esempio, laddove i rappresentanti dei lavoratori possono sedere nei board, nei consigli di amministrazione e essere, diciamo così, parte attiva a controllare le dinamiche. La cosa mi fa veramente da italiano impazzire che loro sono riusciti a risolvere i problemi delle banche. Ecco, volevo parlare di questo. Che noi altri siamo ancora incasinati fino al collo in questa storia e non riusciamo a venirne fuori. Questo è un aspetto che merita di essere spiegato. Prima che in Europa decidessero le regole a danno dell'Italia, cosa hanno fatto gli spagnoli? Gli spagnoli hanno avuto il coraggio di dire: ok, abbiamo un sistema bancario che fa schifo, dateci l'aiuto. E si sono portati a casa 100 miliardi di euro per risanare il sistema bancario prima che intervenisse il bail-in. Parte di questi soldi, beffa delle beffe, glieli abbiamo dati anche noi italiani. Certo, perché abbiamo dati anche la Grecia. Col 17,9%. Anzi, l'abbiamo dati, scusi, ai tedeschi e ai francesi, allora, che dovevano rientrare dei loro debiti fatti in Grecia. L'Italia ha pagato il 18% circa di queste somme stanziate a favore della Spagna. La Spagna ha ripulito, prima che in Europa facessero le nuove norme che hanno sostanzialmente ingessato l'Italia, che poi si è persa, Monte dei Paschi, Etruria, un casino pazzesco, e in questo modo loro hanno un sistema bancario che da circa 3 anni, 4 anni, assiste l'economia. Hanno ripulito tutti i crediti deteriorati, quindi hanno fatto delle scelte coraggiose sotto il profilo politico, perché si sono messi sotto il programma di protezione, cioè c'era la Troica che andava a controllare che cosa stessero facendo, e hanno avuto anche il coraggio, poi pagato politicamente, perché la nascita di Podemos, di tutti questi movimenti. E anche qui l'economista è pessimista, perché adesso i socialisti si sono un po' imbufaliti e Rajoy, insomma, comincia ad avere l'affanno un pochino. Quindi. Però, voglio dire, oggettivamente i risultati della Spagna, rispetto paragonati a quelli dell'Italia, denotano una situazione, un differenziale significativo e serio. Bene. Le riforme fatte dal governo Renzi sono state riforme, secondo me, che inseguivano più il consenso elettorale, gli 80 euro, i bonus vari di varia natura, piuttosto che la modifica strutturale delle condizioni economiche per una crescita duratura nel tempo.